Alla fine è arrivato l'allenatore tanto atteso, Simone Cruciani, il coach di Spoleto che la Trading Logistic Spezia ha ingaggiato per il prossimo campionato nazionale di Serie B maschile. È sbarcato infatti al Palamariotti dopo un interminabile campionato del mondo Under 19 in Iran, dove è rimasto a lungo impegnato quale componente dello staff tecnico della nazionale italiana. Ne è valsa la pena perché gli azzurrini sono arrivati sesti, ma d'ora in poi testa alla Trading Logistic. Nel bagaglio di referenze del trainer Umbro, una promozione con i romagnoli del Porto Maggiore in A3, dove poi li ha portati al quinto posto nel loro girone, ancor prima una prodigiosa salvezza, sempre in B, con il Sant'Onà di Piave. Questi sono i miei primi giorni qua alla Spezia e dopo un'esperienza importante che abbiamo fatto pochi giorni fa in Iran con la nazionale Under 19 e che comunque ci ha portato a essere tra le migliori realtà al mondo e questo era il nostro obiettivo. Quindi vabbè, finito quel capitolo, ora mi si apre quest'altro capitolo che per me è molto importante. Sono molto contento delle ultime stagioni lì, ma anche precedentemente l'annata di Sant'Onà, sono state tutte annate positive, quindi mi spero vivamente di riuscire a portare avanti anche in questa stagione un qualcosa di positivo. Ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare, un gruppo che ascolta e soprattutto una società che sta cercando di metterci in condizioni di lavorare bene, quindi questi sono tutti i presupposti che servono per cercare di fare bene. Poi dopo dove arriveremo ce lo dirà il campo, ce lo diranno i nostri avversari, ce lo dirà la nostra capacità, però sicuramente i presupposti per fare bene ci sono e quindi siamo sicuramente molto fiduciosi.